Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria canta questo senso di gratitudine e non può che essere così. Dopo alcune parole, alcune verità rivolte verso la sua vita, un messaggio di gioia. Si sente dire: rallegrati perché sei amata gratuitamente e per sempre da Dio. Rallegrati perché sei riempita, visitata e riempita della grazia di Dio. Oppure: e benedetta tu sei fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, oppure anche beata sei perché hai creduto nell'adempimento della promessa del Signore. Hai creduto che Dio compie la sua promessa. E a quel punto Maria, dal profondo del suo essere, dal profondo della sua vita, dice: l'anima mia quindi magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché quel Dio in cui credo fa veramente grandi cose verso la sua vita e anche verso la vita di ogni credente, come nella vita di Maria. È un Dio che sorprende, è un Dio che rovescia le situazioni, che cambia totalmente, radicalmente le prospettive. Un Dio sorprendente, un Dio che agisce a partire dalla sua misericordia. Quindi l'anima di Maria, la sua vita, la profondità del suo essere, non può che essere proprio questo: ringraziare il suo Signore, magnificare il suo Signore, proprio con queste sue parole di fronte a quel rallegrati, benedetta e beata. Maria dice: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Sia lodato Gesù Cristo.